Buona giornata, buona serata, carissimi ascoltatori di Antenna 1 La Radio. Siamo qui su Alziamo le Vibrazioni in questa rubrica Un Momento per Darsi Pace. Questo giovedì 21 novembre, che sono già le 18:10, quando a Torino sembra che stia nevicando, ma non è così. Cioè appenina, c'è un pochino di quella robetta che sembra un po' bianca, però l'aspettiamo veramente con tanto affetto questa neve, anche perché c'è il clima un po' secco. Quindi, e noi siamo qui in questa rubrica, Sonia Belforte che vi parla, per darci un po' di pace, per dare voce soprattutto agli esponenti di questo movimento Darsi Pace, fondato, creato dal filosofo e poeta Marco Guzzi, che sta portando avanti una importantissima opera, no, proprio di aiuto alle persone, per un po' una liberazione interiore, per trasformare il mondo, così definiscono questo percorso. E oggi abbiamo il piacere di avere al telefono con noi Diego Cianfanelli, che è un sociologo, un giovane esponente del movimento Darsi Pace e anche dell'Indispensabile, che ovviamente è qui per dare la sua testimonianza e poi per parlare anche di una questione sociologica, soprattutto di quello che sta succedendo nella nostra società. Diego Cianfanelli ha avuto anche, diciamo così, credo 10 anni fa, un po' dei suoi problemi con la società, con il sistema in generale, e ha trovato luce in questo movimento Darsi Pace, che, come avevo detto nelle altre trasmissioni, molti giovani hanno trovato Marco Guzzi attraverso YouTube, che magari hanno trovato dei video su cose che cercavano. Buongiorno, buonasera Diego. Buonasera Sonia. È un piacere. Anche per me. Grazie del tuo tempo. E ho detto bene, no? Non ho sbagliato, che tu avevi proprio trovato pace in un certo senso nel movimento Darsi Pace. Raccontaci un attimino brevemente questa storia. Ma sì, ho trovato pace, più che pace direi che ho trovato un punto di equilibrio. Nel senso che comunque, quando ho incontrato questo movimento e Marco che l'ha fondato e che lo guida, io vivevo, come tanti ragazzi, come tante persone, un periodo anche di difficoltà e di smarrimento, di mancanza di senso, di incomprensione di quale potesse essere insomma la mia strada, il senso, sì, della mia vita, sì, eccetera. È una sensazione abbastanza diffusa, e diciamo che io in particolare ero un po' dilaniato da due fuochi, no, della mia vita. Da una parte avevo una sorta di tensione mistica, nel senso che ricercavo anche un senso profondo della vita e ricercavo anche un'esperienza di ulteriorità, diciamola così, in senso molto generico, perché non riuscivo a comprendere, ad accettare che in fondo la vita fosse semplicemente una corsa fino alla tomba, ecco. Proprio in maniera diretta, c'è tutto qui, e per me era inconcepibile, no? E mi sentivo anche particolarmente solo in questo, ma insomma, possibile che questo tipo di problematiche me le pongo solo io, o comunque non sono rilevanti o particolarmente rilevanti? Quindi avevo questa tensione qui, che ho sviluppato nel corso del tempo piano piano. E poi dall'altra parte però avevo anche una razionalità molto ferrea e comunque una necessità di vivere nella quotidianità di tutti i giorni. Che è questa grande lotta che abbiamo poi alla fine, no? Cioè unire un po', in un certo senso, il cielo con la terra, ecco, un po'. Esattamente. Questo, sì. Esattamente, quindi saltellavo da un polo all'altro,
Sì, anche perché noi viviamo in una società che non dà risposte a questi malessere, no? Cioè, l'altro giorno, per esempio, parlavamo con Davide Sabatino, che tra l'altro voglio ricordare, questo sabato abbiamo un importante incontro presso la libreria Trebisonda, che parleremo proprio di che cosa ce n'è bisogno in questo momento, no? Nella nostra società. E quindi tanti giovani non trovano risposte a questi, come dire, inquietudini, no? Che hanno, come tutti noi, tra l'altro, quindi siamo invasi da altri stimoli e quindi non rispondono un po' a questo. Meno male che qualcuno magari ricerca, chi cerca trova, dico sempre. Quindi, e quindi hai visto un video, no? Cioè, cercavi un video e hai trovato Marco. Sì, diciamo che riprendendo il discorso di prima, cioè io ho cercato e cercato prima di Marco, ho trovato varie possibilità. Poi diciamo che la mia ricerca spirituale si è sempre più andata definendo verso una dimensione, diciamo, cristica. Però quando io, insomma, magari attraverso la Chiesa, attraverso determinati movimenti che ho cominciato ad esplorare, insomma, entravo in queste situazioni, non trovavo quello che cercavo, perché non trovavo un percorso serio che mi desse gli strumenti, uno, di realizzazione effettiva degli stati di unità con Dio, insomma, di una realizzazione, no, della vita spirituale. Due, non trovavo soprattutto una via che mi aiutasse a mettere terra a questa, dare sostanza a questa mia tensione, rendere questa mia tensione qualcosa anche di fecondo, di creativo, che può costruire qualcosa. E quindi niente, vivo così, vivevo una vita, diciamo così, molto isolata, in cui facevo le mie contemplazioni, le mie preghiere, mi studiavo l'esichiasmo, vivevo un po' questa dimensione contemplativa e poi una vita, diciamo, sociale completamente separata, con le conseguenze che uno si può Eh immaginare, ecco. sì, i giovani che poi magari vanno a sfogarsi in un certo modo Sì. e quindi sì, viviamo proprio in una società che non dà risposte, che non aiuta proprio questo, no? È una politica che non, della quale non si occupa di questi problemi. E quindi hai trovato Eh Marco sì, Cusimi. in darsi pace c'era un punto di congiunzione che desse, cioè, unisse il mio aspetto razionale, quindi anche lo studio della critica stessa della Chiesa, della critica stessa di un certo modo di stare al mondo, una critica razionale della tradizione. E anche una via di realizzazione spirituale molto seria e una via di autoconoscimento psicologico che mi aiutasse poi a incarnare proprio all'interno della mia, diciamo così, carne psichica questo fuoco, ecco, questa cosa. E Bene. quindi darsi pace è stato proprio un equilibratore di fuochi, ecco, mettiamola così. Bene, bene, meno male. Allora io invito chi sta ascoltando, se ha curiosità, noi non obblighiamo nessuno, semplicemente è una testimonianza di questo percorso che può essere fatto per chi non si sente bene, magari trova qui delle risposte. Va sul sito www.darsipace.it e magari trova anche qualche risposta. E noi adesso affronteremo tra l'altro il problema proprio sociologico di quello che sta succedendo, no? Un mondo dove tutto deve essere previsto e calcolato. E quindi fra pochissimo, adesso ci ascoltiamo una canzone. E Diego ci farà proprio un'illustrazione di come ci troviamo in questo mondo, in questa società. Restate con noi. E ben ritrovati carissimi ascoltatori di Antenna 1, la radio. Siamo qui in un momento per darsi pace. Sonia Belforte che vi parla e siamo in bellissima compagnia telefonica di Diego Cianfanelli. Sei lì, vero Diego? Non mi hai abbandonato. No, non ti ho abbandonato. Allora, Diego, stavamo dicendo prima. E cioè, proprio a partire dal tuo disagio, no? Da giovincello, quanti anni fa questo che hai cominciato il percorso?
11 anni fa. Mamma mia, pensa a te, beh, che bello, no? Che tanti, noi l'abbiamo cominciato un po' dopo, però è bello, tanti anni fa, così giovane. Quindi noi viviamo in un mondo dove tutto deve essere previsto e calcolato. E tu stai, avevamo parlato proprio di questo sociologo che definiva anche questo mondo in un certo modo, con una parola proprio particolare. E raccontaci un po', datti un po' un'analisi di come è messo questo mondo, che nome gli dà questo sociologo. Sì, allora, parlavamo insieme di Hartmut Rosa, questo sociologo contemporaneo molto interessante, e niente, lui definiva più che il mondo, il rapporto con il mondo, dove appunto quest'ultimo viene visto come un punto d'aggressione, no? E quindi è proprio come dire una postura dell'uomo nei confronti della cosa. E quindi di tutte le cose, e che è una postura che appunto tende a mettere a disposizione, in fin dei conti, e quindi Disponibile, no? sì, rendere il mondo disponibile, rendere il mondo dominabile, raggiungibile, visibile, osservabile, no? Utilizzabile. E questo, allora, dobbiamo dire che è un bene da una Certo. parte. Perché è iscritto all'interno di un processo molto lungo, molto complesso, che chiaramente non analizzeremo, di emancipazione. Emancipazione da uno stato di necessità, no? Da uno stato di natura, di necessità, dove appunto il mondo è qualcosa che ci costringe nelle sue logiche. È la natura, eccetera, che è madre, ma è anche matrigna. Come diceva Leopardi, quindi da una parte quindi è positivo, come dicevi tu appunto 11 anni fa, io con un video ho a disposizione su internet tutto e Ecco, la incontro tecnologia ha aiutato in questo caso, sì. esattamente, e incontro anche Marco insieme a tante altre cose, darsi pace, tante belle cose. Però il punto che lui solleva è l'unilateralità di questo sguardo, cioè quando no? Quando questa tensione a rendere il mondo disponibile, come dire, diventa totalitaria, allora lui dice il rischio è che tu ammutolisci il rapporto con il mondo, cioè ti ritrovi di fronte a qualcosa che non ti parla più. Questo è il rischio, quindi una freddezza da parte del mondo, degli eventi, delle cose, no? Che non ci parlano, non ci dicono nulla, Non è più e vivo, mi viene da dire, non cioè. è più vivo, esatto, è cosificato. Infatti lui poi insomma, questo pericolo era visto da tanti, da tantissimi prima di lui nel mondo della sociologia, ma anche insomma del pensiero in generale o dell'arte. Questo è insomma Sì, il disincanto del mondo. mi vengono anche in mente le fotografie, no? I selfie, le cose. Quando cioè vai in giro per il mondo, ti fai la fotografia e non vedi neanche il Machu Picchu, non lo guardi. Cioè, vedi, ti fai la foto e poi te ne vai. Cioè, questo è incredibile. Quindi perde vita le cose che esistono, il mondo stesso. Sì, infatti il punto è proprio questo, cioè tu perdi il contatto con l'evento in atto, cioè tu medi la vita con la tecnica, ma non stai non stai nell'evento, perdi il Esatto. contatto con la cosa, questo è il punto, con la cosa nella sua dimensione indisponibile. Perché noi sì, possiamo pretendere, ecco, di mettere a disposizione tutto, però la disposizione si basa sempre sugli elementi conoscitivi, calcolabili, quantificabili, no? Della cosa, la cosa in senso generale ampio, no? Però questi elementi qui sono una parte, appunto della cosa, ma non la definiscono, non pensare questo vuol dire pensare in maniera riduttiva, Certo. è un pensiero riduttivistico, quindi tu pretendi di avere il controllo, però in realtà ti relazioni solo con una parte e oltretutto ti relazioni attraverso quella postura aggressiva,
per cui pretendi il controllo e rinunci a una dimensione invece diciamo così, disarmo, no? E di ascolto, mm-hmm. e quindi di contemplazione e quindi anche di umiltà, nel senso proprio di sentire, no? Che certo. emozioni, che sensazioni ti dà quell'esperienza, quello stare lì, e riuscire a decifrarlo, no? E mm-hmm. a dargli voce, e quindi entrare in una relazione risonante, ma è un altro atteggiamento. Ed è così bella la sorpresa, no? Vedere come si esprime anche, no? La vita, e non avere tutto già previsto, che è quello che vogliamo, no? Cioè la compagnia assicurazione ti prevede che se quindi ti rimborsa tutto, quindi tu hai già tutto a posto, e quindi poi allora che la vita dov'è? Esatto, in un certo senso questo. Bene, facciamo un'altra pausa e ci sentiamo una canzone un po' datata, però secondo me ci sta con l'argomento che stiamo trattando. Il ragazzo della Via Gluck, Adriano Celentano. Questa è la storia. Ben ritrovati carissimi ascoltatori di Antenna 1, la radio, Sonia Belforte che vi parla, un momento per darsi pace. Siamo qui in bellissima compagnia di Diego Cianfanelli, ciao Diego. Ciao, Sonia. Eccoci, allora stavamo parlando di questo sistema, no? Questo sistema disponibile l'aveva identificato questo sociologo, e poi in contrapposizione c'è il principio di risonanza, giusto? Sì, diciamo sì sì. E appunto, come dicevamo prima, noi abbiamo strutturato, secondo la sua visione chiaramente, mm-hmm. un sistema che è teso, è tutto quanto, diciamo così, appiattito su questo obiettivo di rendere il mondo a disposizione. Mm-hmm. Come abbiamo detto prima, questa è una cosa in sé anche positiva. Perché comunque da una parte ci emancipa dalle logiche della natura, eccetera, dall'altro poi ci permette anche di entrare in relazione con campi molto più vasti, no? Mm-hmm. Rispetto a quello del nostro immediato circondario, però l'unilateralità di questa tendenza rischia di schiacciare tutto su questa dimensione. Per cui lui dice strutturiamo un sistema, proprio un vero sistema sociale, nel senso che poi la dimensione economica, tecnoscientifica e giuridico-burocratica, diciamo così, convergono e tendono a tradurre il mondo tutto con le chiavi appunto del calcolabile, e finalizzando poi a rendere tutto quanto visibile, quindi espandere la conoscenza e aumentare il campo d'azione appunto attraverso lo sviluppo scientifico, rendere raggiungibile, accessibile ogni cosa, rendere dominabile attraverso appunto strumenti tecnici e utilizzabile tutto, ma anche economici, no? Il denaro ci permette di certo. raggiungere, di dominare, no? Di conoscere e di utilizzare un po' tutto. Quindi e queste dimensioni qui vanno poi colonizzando un po' tutto il sistema sociale, no? Mm-hmm. Per cui questa logica della calcolabilità entra dentro la dimensione diciamo anche dell'arte, no? Della sanità, dell'educazione, no? E lì ci perdiamo proprio. Lì diciamo entriamo in questa dimensione unilaterale. Unilaterale. E questo chiaramente non è che lo dice soltanto Rosa. Rosa è uno degli ultimi esponenti, ma questo è un discorso antico. Mm. Insomma, risuona con le preoccupazioni weberiane sulla gabbia d'acciaio, con tutta quanta la critica dell'alienazione che va da Marx fino alla scuola di Francoforte, e, insomma, della reificazione, eccetera, eccetera.
fino alla colonizzazione. Quindi praticamente mi viene da pensare, tutto inizia bene perché ovviamente la tecnologia aiuta, che ne so, se io ho le previsioni del tempo posso più o meno prevedere, programmare determinate cose, quindi tutto questo va bene. L'importante è che non sia unilaterale, che ci sia anche, non so, lo dico così brutalmente, l'effetto sorpresa della situazione, quindi... Io ultimamente mi sono scritta una frase che ce l'ho appiccicata al computer: la vita fa il suo corso, quindi uno fa tutto, promuove, programma, vede eccetera, e poi domani non so cosa succede, probabilmente quello che ho organizzato andrà così, o per qualche cambiamento ci potrà stare, senza però essere lì in preda al perfezionismo, no? Perché poi c'è anche questo nelle aziende, ci sono sempre questi obiettivi da raggiungere, bisogna fare di più, però è come la sensazione che non siamo mai, cioè un mondo che non riusciamo mai a raggiungere alla fine. Sì, esatto, sì, c'è una corsa e un'accelerazione costante, no? Mm-hmm. Che poi diventa finalizzata a se stessa. Sempre questo sociologo infatti parla appunto di un processo di accelerazione, sì, che poi diventa una dimensione strutturale della società, per cui la società deve continuare a crescere, è innervata, è innestata su questo paradigma della crescita, della competizione, della concorrenza, del di più, insomma, e se dovesse rallentare entra in una condizione di disgregazione, quindi la chiama stabilizzazione dinamica. Mm-hmm. Cioè un continuo, un po' come una trottola, no? Certo. Che uno la lancia e questa qua gira, quando rallenta un pochino, eccolo là che l'equilibrio si rompe, no? Mm-hmm. Per cui noi abbiamo questa ossessione della crescita e tutto quanto. E ci sarà un modo, però, immagino, per rallentare. Per rallentare, sì, ma certo che c'è un modo per rallentare. C'è un modo, allora ce lo dici dopo, magari. Adesso ascoltiamoci ancora un'altra, questa sicuramente ti piace, The Rolling Stones, che non so se si pronuncia bene, Jumping Jack Flash. Ascoltiamoci questa. Fanelli. Ciao Dieghito. Ciao. Allora, e quindi stavamo parlando di questa necessità di risonanza, di sentire, ci stiamo dimenticando di sentire la vita. Ecco, mi viene da dire questa cosa qua. E questo mondo che, e questa me la sono segnata l'altro giorno, silenzia le cose rendendole non risonanti. Quindi che dobbiamo fare? Cosa fa? Voi fate parte anche del movimento L'Indispensabile, no? Dentro al Darsi Pace, che è creato da questi giovani del movimento. Quindi come vengono affrontati questi temi? Qual è la soluzione, diciamo così, per non... stiamo chiudendo anche questa chiacchierata, e quindi diamo questa buona notizia agli ascoltatori. Allora, innanzitutto questa è una domanda da $1 miliardo. Ecco, e se me la dai io ti do $1 miliardo. Perfetto, allora io rispondo. Dunque, come si fa a salvare il mondo? Si fa così. Dicevamo che c'è una condizione di accelerazione, eccetera, in questo circolo vizioso, no? Che abbiamo un pochino abbozzato prima. Allora, noi dobbiamo, ecco appunto, prendiamo un approccio diciamo esistenziale, no? Adesso noi qui. Il rischio qual è? Il rischio è che l'umanità, di fronte a un mondo che gli sfugge di mano, perché nonostante abbia questa pretesa di controllo, di conoscenza, di essere in grado di governarlo, di governare il mondo, in realtà di minuto in minuto è sempre più evidente che la situazione è caotica. Mm-hmm. E questo non è che ci basta, insomma, è cronaca di tutti i giorni, insomma. Certo. Ormai la sociologia contemporanea, penso all'ultimo libro di Beck, inizia i libri con le monografie scrivendo: non comprendiamo più il mondo. Mm. Quindi, insomma, quindi nonostante noi abbiamo questa pretesa, in realtà il mondo ci sfugge di mano, ma perché la base su cui noi aggrappiamo le nostre unghie è quella calcolabile, ma le cose, la vita, sì, la dimensione calcolabile, la dimensione visibile
è un aspetto, ma poi c'è un'immensa dimensione invisibile, incalcolabile, indisponibile, che la costituisce, che ne è essenza, ok? Per cui è chiaramente ti sfugge il mondo, perché tu fai perno solo su un suo frammento, solo su un suo aspetto, no? Allora qual è il problema? Il problema è che di fronte a un mondo che sfugge, la tentazione è quella di rilanciare con ancora più tecnica, ancora più dominio, ancora più presa di controllo. E quindi mi ricordo per esempio un libro, una prefazione di Nadella a uno dei libri di Klaus Schwab, il grande leader del forum di Davos, no? In questa prefazione Nadella è un grande manager, tra le varie è stato CEO di Microsoft, e questo è il livello, e lui diceva il mondo sfugge di mano, adesso sintetizzo, no? E noi abbiamo calcolatori ancora più potenti e faremo calcoli ancora più potenti e quindi riusciremo a governare tutto. Quindi da una parte molto questo bravi. È il rischio, no? Ok, non riusciamo a calcolare, più calcolo. Bravi, poi okay. Ho capito tutto, sì. Dall'altra però dobbiamo prendere la dimensione esistenziale, per cui io pretendo il controllo, il mondo mi sfugge di mano, io non raggiungo una relazione appagante, risonante, che mi tocca, no? Con gli eventi, con le cose, eccetera, e quindi percepisco questa mancanza appunto come fame. No? Come mancanza di relazione profonda, mancanza dell'essenziale, ecco, mancanza dell'indispensabile poi. Che poi tra l'altro è anche il nome del movimento giovanile, anzi del movimento politico rivoluzionario di pace. E manca l'indispensabile, è proprio la frase che abbiamo preso, no? Non so se lo sai, ma insomma il nome nasce da una lettera di una ragazza suicida che scrive ai genitori e gli dice: mi avete dato il necessario e il superfluo, ma manca l'indispensabile. Mamma mia, che bello. Quindi questa mancanza dell'indispensabile, che è abissale, che è profonda e che è anche inquietante, visto anche poi come è uscito fuori parlandone, no? Però è il punto su cui dobbiamo porre l'attenzione. Perché andare a trovare la nostra parte essenziale, poi alla fine è questo, cioè concentrarci e proprio veramente puntare sulla nostra luce, sì, cioè ascoltare veramente di cosa hai fame, esatto. Questo è il punto. Sentire la vita, questo mi viene da dire, siamo un po' distanti sempre di più, ma noi dobbiamo far forza, ma io sono molto fiduciosa, c'è un'umanità che ha fame di trovare queste risposte, quindi pianino. Questa fame è positiva, è molto positiva, se la sai ascoltare, perché non ti porta alle cose, ma ti porta all'essenziale, esatto. Non ti porta alle semplici cose, ma all'essenziale. Questa è la chiave, che adesso l'abbiamo detto con una battuta, ma noi approfondiamo in tutto il nostro lavoro in Darsi Pace questa esigenza spirituale profonda. Certo. Bene, carissimo Diego, purtroppo il tempo se ne va e quindi dobbiamo chiudere questa bellissima chiacchierata. Invitiamo proprio tanti giovani andare a vedere proprio il sito e capire un po' se questa può essere un po' una strada fattibile alla soluzione o alla ricerca, no? A trovare una risposta alle cose che non vanno. E io ti ringrazio tantissimo, caro Diego, per questo tuo tempo che ci hai dedicato, e ricordo che il prossimo giovedì ci sarà di nuovo Davide Sabatino qui in presenza, credo, e poi tra l'altro con lui ricordo che ci sarà questo incontro sabato presso la libreria Trebisonda alle ore 17, lì in zona San Salvario, quindi saremo insieme a parlare proprio della vita, della politica, di che cosa dovrebbe fare la politica, ma soprattutto della vita. Caro Diego, io adesso ti chiedo un altro regalo, sì. Perché voglio chiudere questa bellissima chiacchierata con quella poesia che mi hai letto l'altro giorno e a me ha fatto rabbrividire. Prego. Sì.
Io la leggo anche perché è di quello che stiamo parlando prima. Esatto, sì. È proprio dare voce a quella fame. Mm-hmm. E questa è una poesia di Rainer Maria Rilke. Mm-hmm. E già anticipava questo discorso che abbiamo fatto. E lo sa esprimere con le parole meglio di chiunque altro. Mm. E lui dice: io temo tanto la parola degli uomini. Dicono tutto sempre così chiaro. Questo si chiama cane e quello casa. E qui è l'inizio e là è la fine. E mi spaura il mondo, lo schernire per gioco, che sappian tutto ciò che fu e sarà. Non c'è montagna che li meravigli. Le loro terre e giardini confinano con Dio. Vorrei ammonirli, fermarli. State lontani. A me piace sentire le cose cantare. Voi le toccate, diventano rigide e mute. Voi mi uccidete le cose. Grazie. E Diego Cianfanelli, per questo regalo, bellissima questa poesia, e io ti auguro il meglio da qui all'eternità. Un fortissimo abbraccio, Diego. Anch'io. Salutami Maila. Sì, certo. Ciao carissimo, ciao a tutti e... Ciao.